RTL 102.5 Power Hits Estate 2017, quale tormentone ha vinto? Il 19 settembre all'Arena di Verona è stato premiato il migliore tormentone del 2017, i premi sono stati consegnati all'evento RTL 102.5 Power Hits, condotto da Angelo Baiguini e Giorgia Suina. Qual è il singolo che ha battuto tutti gli altri? 5 Power Hits, i cantanti sono tantissimi. Qual è stato il tormentone dell'estate 2017? La risposta, gli appassionati di musica, l'hanno ricevuta all'Arena Verona durante l'evento RTL 102.5 Power Hits Estate, che ha consegnato diversi premi ai cantanti più meritevoli. Dobbiamo dire che la stagione appena trascorsa ha regalato tantissime canzoni che hanno sicuramente segnato le nostre vacanze, dunque poteva sembrare difficile decretare un unico vincitore per la hit più ascoltata, visto che le radio impazzavano con tantissimi brani che hanno conosciuto un successo incredibile. E che continueremo ad ascoltare e a sentire risuonare nelle orecchie anche per tutto l'inverno. Richiamando, così, il dolce ricordo delle ferie, mentre si ballava scalzi in spiaggia al ritmo di questi beat. I cantanti in gara erano tantissimi e si sono esibiti tutti sul palco dell'Arena, anzi, a dire la verità, qualcuno era salito on stage già dal pomeriggio, per fare il sound check e le prove generali. Tra questi, un incredibile Gianni Morandi ha imbracciato la sua chitarra e ha regalato a Fedez, anche lui sul palco per le prove, una spassionata e originalissima versione di Senza pagare un plugged. Il rapper ha apprezzato moltissimo il gesto e ha condiviso subito il video del cantante bolognese sui suoi canali social. Dunque, abbiamo già scoperto alcuni dei protagonisti dell'evento, Fedez e i Lungax e un altro duo piuttosto innovativo, Gianni Morandi e Fabio Rovazzi, che hanno fatto volare tutti i loro fan. Tanti i duetti, come Levante e Max Gazzè e Beni e Fede, che hanno formato eccezionalmente un trio insieme ad Annalisa. Un altro tris d'eccezione? Quello formato da Max Pezzali, Nek e Francesco Renga, i tre hanno sorpreso i loro fan con un nuovo singolo, Duri da battere, che anticipa un tour assolutamente inedito, che partirà da gennaio 2018. Parlando di gruppi, poi, partecipano all'evento anche The Giornalisti e The Colors, mentre per quanto riguarda la Pink Music è con le splendide Fiorella Mannoia, Bianca Azzei, Giorgia e Paola Turci. E i premi? Non ci sono solo quelli per la Best Hit, ma anche alcuni riconoscimenti alla carriera Power Story, come quello per Gianna Nannini, Luca Carboni, Biagio Antonacci, Gianni Morandi, Raff e anche per una star internazionale come Anastacia. Ma insomma, qual è stato il tormentone vincitore? Ecco i premi Power Hits 2017. Tra i nomi citati ne manca soltanto uno tra i più papabili vincitori, ve ne siete accorti? I fan più appassionati sicuramente sì, si tratta di Francesco Gabbani, che ha vinto il premio SIAE con Occidentalis Karma, uno dei brani più parodiati della storia della musica. Ma non si è fermato qui, il cantante di Carrara ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi anche il premio Power Hits 2017 con Tra le granite e le granate, il cui ritornello incalzante e dai carismatici giochi di parole ha conquistato tutto il popolo della musica italiana. Gli altri riconoscimenti? Il premio Fimi per il brano più acquistato è andato a Fedez e ai Lungax, con Senza pagare, mentre il premio PMI è stato consegnato a The Giornalisti, con il singolo Riccione.